penso stavolta. Aspetta. Allora, no, che okay, me la ricordo. Allora, intanto, come funziona lo streaming di stasera? Semplicemente dovete essere tutti silver a questo giro. È una battaglia, diciamo, una ranked simulata nel mio streaming. Quindi prenderemo 10 silver che entreranno il più velocemente possibile nella stanza. Per entrare non dovrete fare altro che cliccare su partita personalizzata, entra in partita personalizzata e cliccare sulla spunta in basso a sinistra che ho scritto mostra partite private. Una volta fatto questo basterà cercare la stanza appunto chiamata partita di Draker88, quindi basta che scriviate Draker88. E semplicemente sono ammessi solamente i silver, quindi nessun gold, nessun bronzo, non importa se siete bronzo 1 o gold 5, solo dai silver 5 ai silver 1. Quindi la password della stanza è appunto diamante, tutto minuscolo, diamante. Mi raccomando, ci sono solo due regole da seguire. La prima è quella di rispettare tutti i compagni e avversari e la seconda è quella di divertirsi. Non voglio vedere alcun flame all'interno dei team, non voglio sentire gente che si lamenta perché qualcuno ha insultato qualcun altro. Quindi mi raccomando, non flammatevi. Se appunto il format sarà di vostro gradimento, continuerò a fare spunto questa sera direttamente sul mio canale, cercando di fare una sorta di coaching globale per aiutare tutta la community a migliorare appunto sia il proprio livello di gioco, quindi a livello di meccaniche, sia a livello di decision making per quando fare una cosa, quando fare un'altra. Draker Game per platino così li fai? Per ora no, però ieri abbiamo provato i silver, stasera abbiamo fatto i bronzo e adesso li facciamo i silver. Mi raccomando ragazzi, come vi ho già detto, se riusciamo a rimanere sui 500 estrarrò una persona dallo stream e questa persona si porterà a casa un'ora di coaching gratuito da me per qualsiasi role, quindi qualsiasi ruolo o lane. Quindi mi raccomando, spammerino please, spammate un po' in giro, cerchiamo di tornare a 500 e adesso vediamo un po' come siamo messi. Allora, tutti argento da una parte, oro 2, mi dispiace caro Mattia, ma non si può. Un altro argento, quindi io passo giù, scusa, logicamente Alex no, mi serve a me lo spectate. Siamo tutti argento, vediamo l'ultimo intanto argento, quindi Barucco Suta può partire tranquillamente. Siamo tutti argento, quindi non c'è nessun problema. Vediamo un attimo, potete partire, anche 1008 è un altro mio allievo dei coaching, quindi sono contento. Due partite, due allievi di coaching, sono felicissimo. Draker Trundle Jungler è viabile? Sì, però non è il massimo. Mettiamola così. Beh ragazzi, mancano 50 persone, fate un po' di spammerino. Pliserino. E mettiamo ancora un po' di musica, che almeno la musica ci sta bene. Da un po', adesso da un voglio po' di un Karthus jungler o Mordekaiser top. Ah, Morde, we. Però se Mordekaiser va top fa 0-7, eh? Lol. Shots fired. Posso immaginarla. Sorry, non volevo. Che ne pensi di Ari? Ma ha tanta mobility Ari, quindi mi piace parecchio. Allora, molti mi chiedono come sono andato con Gragas. Non dovete chiederlo. Le partite di stasera saranno tagliate e messe direttamente su YouTube e saranno disponibili domani, quindi per tutti quelli che appunto hanno partecipato alla partita di prima, saranno appunto, come posso dire, potranno tranquillamente rivedere appunto le partite domani direttamente sul canale YouTube. Evelyn brutalmente cacciata. Draker 88, perché tutti utilizzano tutti gli aggettivi italiani con Ino? Perché sfruttano un po' l'italiano, è un meme che è nato parecchio tempo fa su Twitch TV. Vedete, noi italiani siamo un po' odiati. Sì, chiaramente. Pizza, mafia e mandolino. Draker, farai le partite per i gold? No, stasera non farò le partite per i gold. Stasera solamente bronzo e silver. Allora, seguiamo un attimino i ban. Quindi non leggerò la chat adesso. Jax, Brom, Irelia contro Kayle, Evelyn, Morgana. Quindi 6 ban interessanti e giusti, secondo me. Irelia, la stato attuale, è molto forte. Allora, Zaraki mi dice, Draker ti ho mandato un messaggio su Twitch, rispondi per favore. Allora, se mi ha mandato un messaggio su Twitch, risponderò alla fine dello streaming. Draker, cosa ne pensi di Urgot, che è brutto? Quattro zampe ed è verde. Sì, sembra tipo un personaggio di una serie XTV che sto seguendo. Più che altro mette l'ansia quando lo giochi, che il suo parlare è asmatico. Ma il coaching sarebbe questa sera? No ragazzi, starò stasera una persona per il coaching e assieme concorderemo un orario al di fuori dell'orario dello streaming, nel quale appunto gli dedicherò un'ora del mio tempo per fare coaching per una lane o ruolo che più preferisce.
Bad Broiler continua a scrivermi: ogni sera ho invitato Fabiez, forse viene, ma a me non me frega una ceppa. Sinceramente non me frega una ceppa a me. Sì ragazzi, è una musica di Pokémon infatti questa, però dà l'idea. Oh, Kog'Maw ci sta tutto, è un hyper carry molto sottovalutato. Ed è tornato finalmente in meta dalla Season 2 che non lo vediamo, dai vecchi Moscow 5 che dominarono la scena competitiva con Kog'Maw e Yorick insieme a 5 Guardian Angels ogni champion. Ma che cazzo? Erano terribili, eh? Poi fare mondo col Guardian Angel secondo me sei proprio uno stronzo di prima categoria, secondo me. Abbiamo ucciso mondo! No, usa la ulti! Abbiamo ucciso mondo! No, Guardian Angel! Gli è tornata la ulti! E che cazzo! È come ti uccido! Non si può! E farò altri stream del genere, perché mi sembra che stiate apprezzando, siamo in 475 e come vi ho già detto cerchiamo di tornare a 500, così dopo questa partita, se saremo a 500, estrarrò una persona a caso e si porterà a casa un'ora di coaching insieme a me. In settimana, nel mese, quando volete. Veigard. Eccolo il piccolo Veigard, da tanto che non lo vedo anche lui fa malissimo. Mi piace Veigard, è un champion che mi piace particolarmente, fu il mio primo mage in Season 1 assieme a Brand. È il Nasus degli AP, edificante. Sì, è il Sion uscito bene. Esatto. Sì, è un povero champion. Ma chi è che ha pensato chi è che ha pensato di tirar fuori Sion, ragazzi? Chi? Allora, comunque, una cosa importante per tutti, ragazzi. Vi lascio la mia pagina Facebook, nella quale potrete appunto seguire tutti gli update che farò appunto sul canale, tutte le news, quindi se volete lo streaming vi è piaciuto lasciate un bel mi piace. In più dopo troverete anche il link per la pagina di Tesk per lasciare un mi piace anche a lui, perché trovo che sia giusto fare la stessa cosa. E grazie, in più Rick. Anche il mio canale YouTube, che è il seguente, quindi se volete potete tranquillamente appunto iscrivervi al canale. L'ho aperto da 2 settimane e sono già contento perché sono già arrivato a 2100 iscritti in 2 settimane, sono strafelice. Quindi seguitemi, perché su YouTube sto affrontando una Road to Diamond cercando di spiegare alle persone come carriare le partite, come vincerle, giocando però jungler e mid, che sono 2 ruoli che io non so giocare, dove fiddo parecchio. Dove fiddo parecchio, è l'ultima precisazione. No, sì, comunque, esatto. Ragazzi, come serie TV che sta facendo Draker, ne vale. Cioè, nel senso, imparate da io. Ho una perplessità. Comunque... Del tipo? Dov'è il jungler nella squadra viola? Oh. Ah ecco, all'ultimo c'è stato lo smite all'ultimo secondo di Riven. Mi ero spaventato, ho detto cazzo, allora chi è che va in giungla? Oh, l'ho visto adesso, Zac Jungler, e lo giocavo tantissimo, quel melmino verde troppo bello. Ma è troppo bello Zac, è forse uno dei champion meglio riusciti. Quando uscì Zac che lo giocavano in giungla, ma non è possibile, quello Zac salta dallo spawn, me lo trovo in lane. Era bellissimo. Draker segna di nick di quelli che hanno giocato, ok, perché dovrei segnarli? Lo posso rivedere in stream, non devo segnarli, li posso rivedere, c'è il video. Noi sappiamo tutto, noi vediamo tutto, noi siamo i Men in Black. Allora, Draker mi dici cosa ne pensi di Rengar top con il teleport. Se conosci Dekar, se conosco Dekar no, non lo conosco, ma Rengar top può funzionare, ma lo preferisco con Ignite per avere ancora più snowball. Quindi potenziale di trade, vincere la lane e di conseguenza raggiungere il 6 prima dell'avversario e o uccidere l'avversario o fare roaming mid e mettere pressione. Allora, adesso non seguirò più la chat e torneremo un attimino a commentare i pick. Allora, io commento squadra blu e tu viola. Intanto vediamo Lucian e apparentemente Veigard support, non mid, support. Sembra tipo di richiamare e evocare Keala. Ciao Keala. Poi Zac jungler, LeBlanc mid lane e un altro Xin Zhao top. Xin Zhao top va di moda tra l'elo bronzo e silver. Non è un'offesa, è solamente una constatazione. Squadra viola. Squadra viola, allora. Abbiamo un Thresh, un Kog'Maw in bot contro, abbiamo detto, un Veigar o Lucian. La cosa si fa interessante, soprattutto perché Veigar non riuscirà a tenere testa a Thresh i primi livelli, quindi sarà interessante vedere come Thresh potrà giocare la prima fase di gioco. E Zac contro Riven, io non so, tu Draker cosa pensi? Io direi che Riven a danni ci sta tutta contro Zac in questo momento. Ma indubbiamente, perché ha delle spell AoE e quindi se riesce a ucciderlo potrebbe tranquillamente riuscire a esaurire la passiva di Zac. Però Zac è tosto, io non lo sottovaluterei. No, sottovalutarlo no. Quello che mi preoccupa è giusto il matchup Zed contro LeBlanc e Diana contro... Credo che sia Diana contro Xin Zhao in top. Potrebbe so. Anche essere Diana mid e Zed top, non ti credo. E comunque sì, sono matchup un pochino difficili. Cioè, nel senso, Zed contro LeBlanc è faticoso come facile. Cioè, da un lato Zed è facilitato contro LeBlanc per il semplice fatto che una volta cacciato il marchio su LeBlanc non ti può giocare con la sua passiva.
Questa è una cosa che non va sottovalutata. Le Bianche più delle volte sopravvive per colpa del suo cavolo di clone. Confermo, cavolo confonde passiva. Troppo e ti fa perdere sì. un po'. E se uno gioca bene, vi frega malissimo e vi mangia. Tipo, un esempio stupido, Sivage D è Gold. È abbastanza scarso come giocatore. Però a Juke e come muove lui le Blank, cazzarola... Non lo fa nessuno. Lo fa Faker, ma Faker è uno al mondo, capito? Sivage è il secondo, cioè voglio dire, lo gioca benissimo. E Diana, a dire la verità, se la vedessi contro uno Xin Zhao, potrei dire che rischia di perdere. Cioè rischia di perdere molto in early, deve aspettare un po'. Poi magari mi sbaglio, io questi matchup Diana contro Xin Zhao non li ho mai visti. Quindi esattamente non so a livello di kit magari chi è il migliore. Posso dire semplicemente che Xin Zhao è molto aggressivo e se gioca per bene può darsi che si porti a casa la kill. Mettiamo una musica però... che ci sta. Il client però si è buggato, eh? Sta facendo caricare ora. Si è messo a caricare ora. Ma... Ok, perfetto. Anche a te adesso, quindi. Sì, sta un po' sì, parlando sì. Il PC a me, non so perché. La rito piace per gli schermi. Eh sì, non mi fa vedere più la chat, va bene. Ottimo. Cosa è dello streaming? Vorrei anche cambiare interfaccia, ma non posso. Sì, lì mi ha bloccato. Devo aspettare che finisca il caricamento per poter cambiare e interagire nuovamente col PC. Yeah. Voi non vedete il caricamento e non posso farci niente. Che bello. Posso quindi solamente... ricapitoliamo. Lucian, vai. Veigar, bot lane, Zac jungler, LeBlanc mid, Xin Zhao top contro Thresh e Kog'Maw bot lane, Riven jungler e Diana e Zed, non sappiamo dove entrando. Sono incognite. Potrebbe essere anche Xin Zhao mid lane AP, eh? Ci sorprenderebbe tutti, stai attento. Però dubito. Anche se sarebbe divertente. Forse però con troppi danni magici. Vediamo un po' quando finirà di caricare, se riuscirò appunto a interagire con OBS o a rileggere la chat perché non riesco, al momento non si muove. Spammo al tab ma non funziona. Maledetto client che mi trolli. Ti chiedono se dopo farai altre partite con il bronzo. No, stasera facciamo una partita con il bronzo, una partita con i silver. Se il format appunto verrà apprezzato, domani verrà messo appunto su YouTube, quindi questa notte verrà caricato su YouTube, allora a quel punto valuterò se fare questi coaching gruppo più spesso. Anche perché in questo periodo non ho assolutamente voglia di giocare ranked, quindi preferisco fare qualcosa di costruttivo piuttosto che fare delle draft e spiegarvi praticamente niente. Allora, qua siamo partiti, direi che era appena ora. Sì, però non, continuo a non poter interagire con niente. Ora, Protax Manager, vediamo. No, niente. Client ha preso tipo la priorità, non riesco ad andare su nessuna cosa. Quindi facciamo così, metti pausa. Tanto si può fare. Esco. Ok. Mi riconnetto. Dragon, su YouTube metterai anche la partita di ieri? No, quella di ieri non la rimetterò. Sto ricaricando, Dragon, farai anche delle partite con quelli meno di livello 30? No, trovo che sia insulso. Non perché non voglio far giocare persone di solo 30, ma perché non c'è niente da dire. Non c'è niente da dire. KR4IK, l'ho già fatto di premere CTRL Shift Esc, ma non funzionava. Cose a caso, ormai il PC sta sclerando. Comunque sono, Diana top contro Xin Zhao. Sono a minuto 04, qui mi dà un minuto 04. Metto pausa. 8, 9, 10, aspetta. Io sono a minuto 11. Continua a contare. 15, 16, 17, 18, 19. Ok, ci sono, perfetto. Dopo queste prestazioni però di matematica... Ah, mamma mia, ci sono. Ci siamo. Guardiamo subito gli oggetti acquistati dai team. Allora, io ho cominciato squadra blu, tu squadra viola. Allora, Lucian, vediamo un attimo, Doran Blade e Poz, ok. Veigar, Spelsi, Fergio, Ward e Poz, strana, io sarei partito con più Poz. Dall'altra parte Zac appunto con Macete 4 Poz, LeBlanc, Dora Ring 2 Poz e Xin Zhao questa volta, Doran Blade e 2 Poz. Allora, nel viola invece abbiamo Zed che è partito di Longsword con 3 pozze. È un'ottima scelta, devo dire, anche perché si fa molto questo start con gli assassini.
soprattutto se si deve buildare un Early Vampiric o Brutalizer. E abbiamo il Jungler che è partito col suo bellissimo macete, le quattro cose. Scusa, rido, ma c'è Kogomo che sta spamando. Sì, infatti prima quando era nel cespuglio c'era delirio in quel cespuglio. Ecco quello che dicevo io prima. Xin'Zhao è molto aggressivo, infatti guardate Top cosa sta facendo. Sta già tentando lo zone, andrà a livello 2, se giocherà bene, salterà in faccia di Ana. E lì si tratterà, prenderà la kill o no, dopodiché si tratterà di qualcosa come chiamato snowball. Se riesce a prendere la kill... È dura recuperare per Diana poi, eh? Già. Però ce la vede, perché bene o male la passiva di Diana è molto forte, cioè ogni 3 hit far danno AOE, può aiutarla a pulire il CS e magari togliere del DPS che le arriva appunto dai minion. Eccola. Eccolo che ci è saltato addosso, adesso bisogna vedere quanto Greedy si sta prendendo troppi colpi dalla torre, doveva flashare prima. Scusa un attimo, a che minuto però... sei? 2.57. Ah, 8, io ero 1.20, ero indietro, io sono a 2 minuti 1, 2, 2, 2, 3, oh. 2, 4, torna indietro per favore, allineati. Arrivo. 2, prima 4. Mi sfotte sulla matematica e poi... 11, sono 11, no. 2, 13, 2, 14, 2, 15... 16, 17, 18, giusto? Sono 6 secondi indietro. È un po' difficile andare di secondi. Lo so. Metto pausa, aspetta. Sono a 2.25. Allora aspetta. Ragazzi, aspetta, bello aspetta. Della diretta, bello della diretta! Aspettate, ci sono... Sono a 2.26, fallo partire. Vai. Ok, ci sono. Dovremmo essere 28, 29. Sì, aspetta. Sì, ci siamo. Mezzo secondo non importa. Allora, qui vediamo un attimino cosa farà Xin'Zhao. Ma io noi abbiamo la telecamera che va per conto suo, quindi ci porta sulle scene migliori. Ottima rast da parte di Blanks, sarà giocata bene mid. Ai. Xin'Zhao. Ok, beh, dicevo, è andata bene. Il flash l'avrebbe dovuto fare magari un plino prima e avrebbe anche evitato di prendersi due colpi dalla torre. L'avrebbe confermo. Perché sarebbe avvicinato prima in melee range e sarebbe riuscito appunto a ucciderla al volo. Però il pick di Veigar contro Kog'Maw non mi dispiace, se sei strasquisci, però se ti piglia con una combo al 6 ti può portare a poco di vita. Ottimo lavoro da parte di Zed, ma va melee range contro LeBlanc. Gank da parte di Zac e Zac esplode completamente Zed. Zac ha un potenziale di gank con quella E fortissimo. Sì, per non parlare delle late game che tu non puoi farti in fight, perché ovunque tu abbia wardato Zac troverà il modo di saltare. Almeno arriverà un po' di possibilità di farmare e prendere un po' di exp. Draker ordina, dicevano, ordina i champion in base alla classe. Scusate. Mettiamo gli Alicari qui, support i jungler. Un errore per uno, Draker, non puoi fare nessuno. Sì, uno per uno. Abbiamo messo prima gli Alicari, poi support, i jungler, i mid e poi i top. Xin'Zhao sta combattendo questa Diana che... Due livelli si sta sotto. Tankando una wave intera, però è livello 1, non sto vedendo male io. Diana no, è livello 1, ci ha messo tantissimo a tornare in lane. Forse stava aspettando i soldi per una clot armor. E questo è il patetico snowball, vedete, ha due livelli di vantaggio. Adesso uno, comunque sia... No, quella wave che sta arrivando ha due livelli. C'è una wave di circa 15 minion top lane che sta arrivando sotto torre di Xin'Zhao. Guarda lì, ce n'è un fottio. Sì, infatti. Bravo, il farm, perfetto. Allora, un altro consiglio che voglio dare... E quando ci si trova appunto in una solo lane come la top o anche una appunto due lane come la bot lane, una cosa importante da fare, visto che appunto siete champion che solitamente appunto andate a scalare con l'attack damage, è quella di aspettare due auto attack da parte della torre sui minion guerrieri e poi, cioè diciamo due colpi di torre sui minion guerrieri e poi un vostro auto attack per la stittare e un colpo di torre sui maghi. E poi successivamente, appunto, un auto-attack vostro per l'assittare. Zed sta facendo un buon rush, però adesso ha più minion dalla sua. La nostra LeBlanc. Guardate lo snowball pesante di Xin'Zhao, che è due livelli sotto. È il livello 5 contro il livello 2. Sì, ha perso parecchia exp. In questi casi la cosa migliore da fare è cercare di far pushare l'avversario sotto torre, visto che è melee, e prendere solamente le exp, anche se non si riesce a prendere i gold, pazienza, i gold li piglieremo quando sarà possibile. Ora, Riven sta pushando, non sta lassitando, quindi Riven sta facendo un grosso errore, cioè sta prendendo esperienza per fare il 6 prima, cosa appunto nella quale riuscirà sicuramente a fare, però in questo modo se voi non lassitate e basta... i champion top lane quando siete un jungler rischiate di pushare la wave all'avversario
Quindi pushandola, Riven sta rimandando Diana in bocca a Xin Zhao. E è tosta, perché è veramente sotto e aveva bisogno di quei minion per prendere esperienza. Intanto in chat si parlano, che si scrivano. Il farm di Diana farà fatica a recuperare. Sì, Diana adesso è a 6 CS contro top. 24. La top lane diciamo che è già mezza segnata, se non del tutto. Se Xin Zhao continua a giocare veramente aggressivo, sono... salutiamo Diana. Guardiamo la strana partenza di LeBlanc, che si è presa il pendaglio per avere cooldown reduction. Ottimo combattimento bot lane su Lucian. Lexus forse è stato un po' troppo presto. Però vogliono comunque Lucian, e Kog'Maw riesce a portarsi da casa la kill con auto attack e Q. Piazzati benissimo. Questo purtroppo è la faccenda comunque di Veigar. Non riesce ad offrire troppo più lassù. Cioè, non essendo esattamente un support, non offre troppo più. Non può farlo. L'unica cosa che può fare è aspettare il 6 passivamente. E successivamente cercare di fare una combo solo per togliere più di metà vita e aiutare il proprio carry a uccidere. Gank in mid lane? Forse no. LeBlanc non è d'accordo. No, LeBlanc ha usato la doppia bella tranquilla. Peccato che Riven abbia usato lo smite per lassitare un minion mid lane. Zakkar non lo sta facendo, ma poteva essere l'occasione giusta per fare counter gank. Vediamo un attimo, quasi l'ignite c'è. L'attacco del minion, quasi. Ottimo trade mid lane. Già è stracattivo ora come ora. Diana non ha mana e quindi è molto indietro. Come vi ripeto, il jungler deve stare attento all'uso dello smite del jungler avversario. Avendo visto Riven sprecare il proprio smite mid lane su un minion, io sarei andato a contestarle blu perché avevo lo smite. Quindi avendo lo smite potevo aiutare appunto il mio team. Direi cercando di... top lane. Esatto, Xin Zhao sta snowballando la top lane. Però avrei appunto puntato a prendere il buff avversario per rallentare appunto di esperienza il jungle avversario, comunque di un buff che fornisce mana regen, a Riven non interessa, e cooldown reduction che però a Riven interessa. Ragazzi, 5 persone, siamo a 500. Su, rimaniamo a 500 fino a fine streaming e siamo tutti contenti. Almeno, scusa, faccio un giveaway di un coaching. Penso che faccia piacere a loro e anche a me. Direi proprio di sì. La combo di Veigar su Kog'Maw, ma non basta. Non basta davvero. La catena sta impedendo a Zed di giocare come vuole. Però Zed credo che stia cercando di aspettare la propria ulti per cercare di far qualcosa. Sì, probabilmente sì. E deve anche avere la possibilità di baitare comunque il dash di LeBlanc, se no sì, è una ulti buttata. Confermo. Però bene o male, con un flash si può fare abbastanza bust di colpo. Sì, gli va dietro di W doppio, e poi dopo se scappa ancora c'hai il flash. Gank di Zac top lane, però la tira troppo dritta. Io, in quei casi di appunto dove l'avversario ha una mossa per riposizionarsi, o pensiate che possa appunto flashare, è meglio tirarlo un po' più storto. Quindi anziché tirare il flash qui dove era Diana, ce l'hai di Zac qui, era meglio tirarla qui, proprio per chiudere la via, come vi dicevo prima, appunto per fare spell. Perché se noi chiudiamo la via qui e lei flasha male, flasha in questo punto, la andiamo a prendere, altrimenti la forziamo a fare una strada più lunga che appunto la obbligherà a metterci più tempo per raggiungere la sua torre e salvarsi. Allora, vediamo un attimino le varie build, anche se appunto Zed ci saluta perché sta subendo parecchie gank da parte. Peccato, eh. Yes, avrei attivato. Brava LeBlanc. Qua LeBlanc l'ha giocata molto, molto brava. Se si porta a casa da qui, ragazzi, applauso. Mamma mia, complimenti a LeBlanc, che ha sfruttato perfettamente il marchio per riposizionarsi correttamente e evitare appunto la ulti di Riven. Veramente brava. GG. Allora, Xin Zhao sta facendo un Ruby Crystal. Cosa pensi che sia per fare? Un Phage? Forse la TNT. Lui sta divando senza. Lui fa i dive sotto torre senza problemi. Questo perché Diana è troppo indietro. 16 CS a 61. È impossibile recuperare una top lane. Anche perché Diana sta facendo il Seeker's Armguard. Quindi non ha tanto danno. Ha un po' di armor e pochissimo danno. Non conviene partire di zona contro un champion che sicuramente andrà a fare attack speed o sustain. Bel grab da parte di Thresh. È perfetta. Non c'è stata la ulti. Questa poteva essere la chance per chiudere una kill direttamente sulla bot lane. Anche perché Lucian aveva già sprecato lei, se non sbaglio. Sì. Peccato, ha esitato. Ah, guardiamo il farm. 81 Kog'Maw, 69 Lucian.
I Super 3 a 1. Che sta subendo a Lucian non sta andando troppo male. No, sta andando molto bene. Però questa è stata troppo rischiosa. Ma bel cancello da parte di Veigar. E qui si nota l'utility che appunto può portare Veigar bot lane. Sì. Può prevenire i dive. E questa è una cosa importante. 58 Riven, 47 Zac. Zac 3-0, ragazzi. Quello Zac farà i buchi. Ha già il Gant. Chiamo il Gant, scusate. Ha già il Golem. Sarà immenso. Mamma mia. 73 di LeBlanc contro i 58 di Zed, che ha subito parecchia pressione, quindi è normale. E 69 a 16 per Diana. C'è già una differenza gold di 2000, quindi è tanto. Riven top lane, però, potrebbe portarsi a casa la kill perché Xin Zhao on phage, non ha sustain. Fa il dive direttamente. Xin Zhao non interessa, Xin Zhao uccide, Xin Zhao massacra. Però questa è una kill regalata a Riven e qui potrebbe iniziare a fare un pochino di snowball. Riven è un champion con tanta mobility, tanto danno e ha un sacco di combo. È un champion ispirato fondamentalmente ai picchiaduro. E secondo me può portare tanto, tanto danno al team. Ottima ulti da parte di Zed per provare a evitare la catena. Parte di Ignite e si parte. Perfetto, no, hanno fatto una bella azione. Hanno impedito al team blu di farsi il Drake. E riusciranno probabilmente a farsi Drake. Anche se mi aspetto una Eddie Zac. Oddio. Parte la ulti, potrebbe esserci una kill su Kog'Maw che usa Lil e non riesce a fare niente grazie all'Exhaust. Non stava morendo. Zac non muore. Aveva un sustain assurdo con quella ulti. Recuperare i blob. Incredibile. No, hanno giocato bene, hanno denedato comunque il drago. E qui il recupero perché era contro le blanche. E qui il recupero perché erano sotto di 2000 gold, hanno recuperato. Sì. Ha fatto una bella azione, perfetto. Kog'Maw 2 kill con già la Blade of the Runer King. Dall'altra parte Lucian è ancora botlane a farmare e non ha ancora abbastanza gold. Vediamo adesso quanti gold ha a disposizione. Lucian ha 1600 gold, potrebbe esserci una BF secondo me. Oppure tranquillamente appunto la Blade, visto che chi è? Reckless che lo usa con la Blade. Dici Zed? No Lucian. Non sbaglio, mi sembra che ci sia. Sai che non lo so, perché io vedo molta gente che comunque si attende a rushare subito l'Infinity. Okay. E invece gente che va subito di Botrek. Sinceramente, la Botrek ti dà del buon kite. E ricordiamo sempre che il kite è l'attack move. Ti dà un buon peel da solo se sei contro un Bruiser, perché abbiamo l'attiva. Ma l'Infinity, cavolo, critta uno contro uno, fa dei danni mostruosi da di carry. Poi c'è da considerare che Lucian è una di carry. Io lo definisco caster, perché più che basarsi sugli auto-attack, si basa sulle spell. Certo, ovviamente grazie alla passiva, ogni volta che lui tira direttamente. Oh, fermi un attimo. Counter gank di Riven su Xin Zhao. Diana continua a scappare. Non riesce a scappare. Ma Riven potrebbe portarsi a casa una kill. Potrebbe, perché non è sicuro. Sì. Probabilmente dovrebbe riuscire a raggiungerlo. Non c'è però niente. Però Xin Zhao, ok, perfetto. Oddio. Riven porta a casa la kill. È rischioso, eh. Poteva morirci. Sì, molto. Poteva. Io avrei provato a tirare una ice su Riven in quel frangente. Giusto per rallentarla e sperare che si schiantasse. Comunque c'è da dire che Xin Zhao giocando molto bene per un semplice fatto: uno, sta snowballando, e considerando proprio il fatto dello snowball, sta portando l'attenzione del jungler sulla top. Questo significa che Zac può concentrarsi sulla mid lane e sulla bot lane. Esattamente. Allora, quello che stavo cercando di dire prima è che Lucian di forte ha la passiva, che dice che ogni qualvolta venga attivata una spell, i successivi due auto attack saranno, diciamo che il prossimo auto attack sarà doppio, quindi farà anziché un danno ne farà due. E è molto forte perché appunto per fare i tre lui deve solamente fare Q, due auto attack, W, due auto attack e due auto attack, e ti ha già fatto 6 auto attack e tre spell. Due offensive e una per scappare, che appunto la è. Aia, si fa prendere questo Lucian. Peccato, con quegli 6 minion io mi sarei buttato con Thresh. Avrei sfruttato il danno dei CS su Lucian. Zed è un po' indietro, però nel fight di poco fa ha recuperato 2 kill e questo gli ha dato un pochino più di chance. Un po' di respiro. La Rust di LeBlanc è terribile. Però c'è anche da dire che LeBlanc ora non silenzia, quindi Zed può reagire. Non è un match perso come prima. Io già continuo. Odio male le blanche, quindi giusto l'unica cosa che posso Zac arriva direttamente in linea, se ne sbatte di tutto. Ottimo! Ottimo cancello da parte di Veigar, ma c'è stato il flash bellissimo da parte di Zac, l'hai visto? Sì, l'ho visto. Ha flashato l'ultimo secondo giusto per mettere appunto a diciamo la sua ulti di andare su Kog'Maw, prenderlo, farlo saltare in knock up e successivamente ucciderlo di W e Q.
veramente bravo. Sì, lì è stato, intanto c'è stato un altro diving top in povera Diana. Non so che cosa di. Vabbè, i problemi ci sono, si spostano sempre avere linee, però ricordatevi che la lane è solo una fase del gioco. Sì, una fase del gioco. Non è, non vuol dire che se fai 20-0 hai vinto, no. Diana si è chiusa subito i boots, perché è un grosso errore. Chiudere i boots prima di aver finito il primo oggetto, secondo me, è un errore molto grave. Puoi farlo se sei contro, cosa ne so, una Nivea. A Nivea ha zero mobility, ha solo una spell per prenderti sicuro, che è appunto il ghiacciolino che ti lancia per colpirti. Quindi puoi farti anche i boots perché vuoi cercare appunto di schivare. I boots per esempio si fanno spesso e volentieri contro Cassiopeia mid, per evitare gli skill shot. Ma non è una cosa che si fa così spesso. Riven mid prova subito la gank, ma non credo che ce la farà. Blank riesce a schivare direttamente appunto un'altra volta. Potrebbe usare ancora... Ok, no. Zed va a chiuderla e adesso parte la catena. Si sono mossi male, avrebbero dovuto provare a chiuderla dall'altra parte o aspettare la W sprecata da parte di Diana. Flash sprecato da parte di Diana. Scusate, dicevo di DeBlanc mid, sono sbagliato. Diana spreca flash e Xingyao continua ad arrivare tipo YOLO. No. Xingyao ormai si sta stravincendo. Ulti Zed, ma la catena va comunque a segno. Ma questo, questo Shuriken porta a casa la kill. Se l'ha giocata bene. Sì, ha giocato bene. Tanto vediamo Riven con Lizard e Tiamat. Adesso si butta su Xingyao che usa subito la ulti perché non vuole fare un trick con Riven perché lo perderebbe. Il concetto è che Xingyao è molto forte, però non ha sustain. Se Xingyao avesse fatto una Blade of the Rune King, avrebbe potuto gestire il trade contro Riven, secondo me. Sì. Riven perde molto dalla gente che gestisce molto bene gli auto-attack. Xingyao ci riesce, però dipende con... Quindi non giro perché dico Xingyao, però la pronuncia cinese è quella. L'importante, ragazzi, è che si capisca. Non... Un conto è quando sbaglio su Malphite, Malphite o Malphite. Ci siamo, ve lo concedo. Ma Xingyao si dice così. Ho due amici laureati in cinese che mi hanno fatto le ramanzine. Mi dice Xingyao e non Xingyao. Zac riganca botto proprio della serie, non me ne frega niente, riusa la ulti perfettamente. Questo potrebbe essere un'altra occasione per la squadra blu di uccidere appunto la bot lane. Peccato che si è un po' ciulata Veigar. Ottimo cancello e si piglia anche la seconda kill questo Veigar. Va bene, questo Veigar è tra cattivo e aggressivo. 2-1 mentre appunto il suo di carry è 0-1. Lucian preparati a fare tipo un Solari per tankare perché sei te il support. Xingyao ganka mid e ha fatto una buona cosa, però... L'aggro di torre è stato esagerato. La doppia catena però di LeBlanc ha fatto paura. Sì, guarda, per 5 secondi Riven non aveva la ulti. Se avesse fatto il dive 5 secondi dopo sarebbe imploso con appunto una mazzata nei denti Awe. Già. Allora, si stanno chiamando, il Dio sta chiamando un drago. E se ci riusciamo... Tentativo della squadra blu di fare il Drake. Vediamo Riven cosa farà. Forse salterà il muro. Ha sbagliato, ma ci ha provato. Peccato. Cara Riven, guarda il tutorial per saltare i muri di Fragola, che è molto interessante e molto utile. Ciao Alessandro, se ci stai seguendo ti voglio bene. No, scherzo. Sei uomo. Non ti voglio bene. Riven va troppo linee, secondo me fuori posizione. Si fa prendere da Xingyao, ma Xingyao a sua volta rischia di morirci. Se non fosse stato per lo, diciamo, il cancello di Veigar, Xingyao avrebbe fatto la fine della Germania, anzi no, del Brasile ieri sera. È lì. Altra cosa, quando stravincete la top lane o una vostra lane, per favore, non fate l'errore di dire ho vinto la lane, posso andare in giro e basta, perché se la vi scordate l'avversario top lane per un quarto d'ora, è male. Adesso piano piano Diana sta recuperando. Piano piano, ma sta comunque recuperando. Il push mid lane da parte di Kogomo e Zed. Dammi un po' un parere tu con te sulle build, Tesk, ti ascolto. Allora, un parere in generale su tutte, guardiamo. Allora, direi che Kogomo Lucian in questo momento, Kogomo potrebbe avere un enorme vantaggio. Però non te lo saprei dire, perché in trade 1 contro 1 Lucian ha la buona passiva che gli permette dei buoni danni. Kog'Maw è un hyper carry che non si sa, cioè si sa il motivo, con la Q che diminuisce le armature fa molto male se ti riesci a prendere, quindi direi che a livello di carry comunque sia, bene o male a danni ci siamo. Uno contro uno io punterei più su un Kog'Maw in questo momento, però non lo so.
Veigar Trash. Veigar Trash sta a Shinjao, Shinjao Maiolo vuole Diana per forza. E qui in Spagna. Esploso da ulti di Riven. Riven è in Killing Spree, quindi se farà un qualcosa come un outposition o altro rischia di dar parecchi soldi, eh? Eh sì, però c'è anche da dire che Riven fiddata crea problemi. Stavo guardando che Veigar fa la sua full combo sopra Kog'Maw. C'è Zed che vuole a tutti i costi col nano. Sì, ha usato lo spell di flash per scappare da Zed, ma non basta. Non basta. No. Troppa mobility per Zed. Anche Zed. Non sia cosa fai, cosa fai? Direzione sbagliata. Male, male, male. Non doveva ingaggiare, doveva solamente scappare. Cioè, era messo male. Però a questi punti, provare a fare il trade su Kog'Maw era la scelta migliore, anziché provare a fare due danni e poi scappare. Allora, vediamo un po'. Blade of the Runner King, Brutalizer su Zed, mi piace. Credo che il team rosso, o meglio il team viola, voglia puntare a pushare mid tutti assieme appassionatamente. Probabilmente non sarebbe una brutta idea. No, forse vogliono chiudere qualcuno. Zed prova a interrompere il recall a LeBlanc. La rallenta di Ema, LeBlanc gli va addosso solo per fare un po' di poke. Con il fatto che Zed aveva perso la combo, ecco, Zaka ha sbagliato qui. Uno contro due da solo. Dipende. Parte già Randuin, cioè questo Zac ha fatto subito golem e Randuin. All in, brutale. Veramente io cattivo Randuin. Rallento. Potrebbe optare per una Spirit Visage forse, per quel Ruby Crystal. Diventerebbe immortale con una Spirit Visage. Sì, veramente immortale, perché poi si cura tantissimo con i blob che lascia in giro. Vediamo, Zonya da parte di Diana, Riven fuori posizione contro Xin Zhao. Che prova a scappare, vediamo ce la farà. Ottimo, ottima Q per scappare oltre il muro dei golem. Zac e Xin Zhao sono arrabbiatissimi. Xin Zhao penso voglia partire. Ok, Diana qui è partita. Aia. Ma Riven non vuole combattere. Giustamente dicevo, ho quasi metà vita, andiamocene. Non voglio combattere contro un tank e un fighter bruiser strafittato. Da notare che Xin Zhao, per avere ancora la move speed ulteriore per cercare di inseguire il più possibile il suo target, ha fatto l'incantamento dei furor. Una cosa che si vede raramente, però può funzionare. In teoria funziona sulla E. In teoria funziona sulla E di Xin Zhao, o sbaglio, o anche sui singoli attack, non mi ricordo. Dovrebbe funzionare su tutto, qualsiasi cosa attacchi. Noi leggiamo, così facciamo prima. Quando infliggi danni con abilità un incantesimo. Quindi qualsiasi cosa, i capiti a tiro. Avversario singolo, ok, perfetto. Perfetto ragazzi, siamo ignoranti anche noi, non importa, è bello della diretta. Ah, aiuto. Imparate con noi. Un'altra cosa che mi dica nella chat è quella di mai far trade se avete metà mana con il vostro champion che appunto è mana based. Quindi tutti i champion che si basano sul mana, ragazzi, non fate trade se avete metà mana, perché rischiate di perdere. Dovete pensare quanto mi costa questa spell, quante volte la posso usare. Mi conviene aspettare 10 secondi in più, poi ingaggiare. E via così. Anziché fare all-in quando sei sotto torre per tirare la spell. E vi mancano 3 mana e morite. Ottima combo su Veigar che apre praticamente l'initiate su Kog'Maw. E riescono a uscire subito Kog'Maw e Thresh. Potrei entrare Diana fuori posizione completamente. Potrebbe esserci una catena. Viene presa dalla catena, bloccata dalla catena e il muro di Veigar. E c'è una double kill per LeBlanc. Vedete, con lo studio di Veigar sono ben pietati, Lì Stanley sta passando molto molto bene. Un altro! Mamma ecco mia, non finisce di stupirci questo Veigar. Riven che va direttamente su Xin Zhao, ma commette l'errore di combattere in mezzo a tutta la wave. E quindi secondo me perderà il trade. Detto fatto. Xin Zhao si immaginava. Zed usa la ulti su LeBlanc e immediatamente usa la Zonya. È stato immediato, cioè. Ulti Zonya. Fine. Sì. La squadra team blu c'ha parecchio vantaggio, già 5.000 gold sono tanti, eh. Sono due team da all-in, teoricamente gli servono le persone giuste al momento giusto per ingaggiare. Sul target giusto. Il primo giusto che lo fa vince. Esatto, il primo che lo fa vince. Zac va al Drake a guardare. Ok. Sì, diciamo che il team dall'altra parte, io fossi indiana andrei un pochino più sul tanky. Probabilmente farei, non lo so, una Abyssal Scepter, una Road of Ages, qualcosa per avere comunque HP o resistenze. E cercherei di aiutare a proteggere Kog'Maw. Kog'Maw è quello che può sciogliere completamente Zac. Cioè,
Piccare Zack e Mundo quando si ha contro Kog'Maw può essere utile per raggiungerlo, per rallentarlo, quello che volete. Ma se Kog'Maw vi piglia e le pieghi, vi squaglia in 6 auto attack. Vogliono provare a fare il Drake, guarda, però sono 4 contro 5 poterci, però Vegar è ancora in base, continua ad attaccarlo e la squadra rossa si porta a casa il Drake, ma Riven ci saluta e LeBlanc è libera di andare su Kog'Maw. Viene appunto esplosa subito Diana e LeBlanc è proprio liberissima di fare tutto il DPS che vuole. Danni di Kog'Maw non lo so, vediamo un attimo, Lucy anda solo contro Zed e un errore non da parte. No, però si salva 2 HP per l'intervento di Zack. Ace, abbiamo un Ace finalmente. 6.000 gold, sì, 6.000 gold di differenza. Zack crea troppo scompiglio in mezzo alla fase. È già tanto, diciamo che il vantaggio grosso della squadra ce l'hanno tutte le 3 lane che di solito carriano di più nei casi riescano a fidarsi, cioè il mid, il jungler e anche il top lane. Di solitamente la top, secondo me, questo è il mio parere, è la lane che carica di meno la partita in tutto il gioco. Magari dopo la di carry, per quanto riguarda tipo l'early game, non fa niente. Però nel caso appunto si abbia un champion che è forte nel fare snowball, o che abbia ottime meccaniche di engage, di fighter, bruiser, quello che è, può carriare davvero la partita. E secondo me è quello che sta facendo Xin Zhao. Tra l'altro notare che Xin Zhao ha appunto fatto la Zephyr. Brava Riven. Vedi con brava Riven a caso, perché vedo che salta i muri, sono cose che io non so fare e mi piacciono. Quindi sono cose che sono belle. Sono questa belle partita, ragazzi, è lo silver. Zack tenta di dare il blu alle Blank. Perfetto, riesce a prenderlo tranquillamente. C'è da vedere come gestiranno appunto la partita nei prossimi minuti. Ti lascio un secondo la parola perché devo bere, se no muoio disidratato in diretta streaming. Anche perché ho solo un goccino d'acqua, tipo, cos'è a caso? Sai cosa non mi convince troppo comunque? È lo start, l'item core support su Thresh. Cioè io sarei partito con un qualcosa che avrebbe offerto peel al mio carry, come il Face of the Mountain, non... che poi tra l'altro non è stato ancora chiuso l'oggetto da support. Queste poi sono gusti, io tendenzialmente parto con il Relic. Su Thresh faccio sempre questo tipo di gioco, anche perché qua la velocità nell'ingaggio, il disingaggio grazie al talismano per la velocità d'aria potrebbe tornare utile, ma non troppo. Allora, io ti dico la mia per quanto riguarda il fatto di Thresh. Allora, secondo me il talisman andava molto bene prima che venisse fuori appunto Karma e compagnia bella. Poi, quando hai Karma, ce l'hai già praticamente un oggetto per ingaggiare e disingaggiare. Quindi è molto meglio, secondo me, il Relic Shield, perché si ha potenziale appunto di sopravvivere bene nei trade e di portare in qualche modo utility al tuo compagno, visto che hai uno scudo in più. Riven completamente fuori posizione, che riesce però a salvarsi sfruttando bene la Q, ma Xin Zhao è troppo forte e guardate, fa un danno clamoroso. Zed si è reso il suo destino. Zed ha detto: non ha senso muoversi, sto fermo. La mia vita non ha senso, addio. Però secondo me la botlane lato rosso ha giocato molto bene. Stessa cosa il jungle, non ha giocato proprio così male. Da migliorare più che altro la questione counter gank, quando ingaggiare e quando non ingaggiare, mettiamola così. E Zed ha avuto parecchi premi da Zack appunto, però se la sta comunque giocando perché ha solo 45 CS in meno. Quindi dai, non è malissimo per uno che è stato gankato 2-3 volte mid lane e ha perso appunto 3-4 wave di minion. No, non è malaccio. Secondo me nel caso in cui facciano un brutto dive dove non sia Zack a tankare, la squadra blu potrebbe ancora rischiare di morire. Parte la combo penso su... No, non parte la combo su... Kog'Maw, mi aspettavo tipo W ulti Q, l'esplosione, la creazione del Big Bang. Esatto, invece no. Continuano a star mid. Vegar con soli 20 CS riesce a fare parecchi danni grazie appunto al Fiendish Codex, Sorcerer Shoes e Needlessly Large Rod, che penso servirà per fare il Deathfire Grasp, visto appunto Fiendish Codex. Ma in questo momento comunque il team blu sta molto sottovalutando la fight. Adesso, tanto per dire, LeBlanc stava mettendo pressione sotto per i minion e ok. Se il team viola avesse ingaggiato, qualora l'avesse fatto, avrebbe magari potuto anche vincere la fight. In questo caso avrebbero sottovalutato male gli avversari, giocando 4 contro 5. Io avrei mandato Xin Zhao a fare Spitzer, perché è il 16. Sì.
tre livelli sopra, anzi due livelli sopra Riven, che è quello più livellato, quindi sì, in un'ottica di uno contro uno può vincere. Volendo, se si impegna e riesce a giocare le proprie spelle in maniera corretta, può anche fare un uno contro due. Peccato, sì, perché manca ancora il sustain, che secondo me è fondamentale su Xin Zhao. Quella bellissima botrick che stiamo, ti permette di far tutto. Sì, io sto aspettando la botrick da un sacco. Arriverà, arriverà. Sì. Ecco, il miss di combo di Zed può portare comunque a punirlo. E infatti ha rischiato, se non avesse avuto flash. Ah, arriva, va troppo all-in e Xin Zhao flash e tira appunto lei per cercare di prenderla. LeBlanc manda il clone a fuggire, ma rimane presa e si suicida sulla lanterna di... sulla lanterna, scusate, sul campo di Thresh, sul cancello. Rimangono in 5 ecco, contro 2, quello che vi dicevo, nel caso appunto il teamfight non vada come dovrebbe, loro potrebbero avere anche la chance di far qualcosa. Bellissimo Zed, è riuscito a schivare perfettamente il tentativo di uccidere appunto Zed da parte di Zac. Cioè Zac si è tuffato dall'altra parte e Zed si è mosso immediatamente per andarsene. Comunque 4 per 1, cioè 5 per 1. Esatto. Quindi buon lavoro appunto per la squadra rossa, che è riuscita a recuperare un po' la partita. Quindi riescono a pushare un'altra torre. E qua c'è la faccenda comunque della sottovalutare la fight. Confermo, anche perché Diana piano piano è stata, cioè è rimasta a farmare. È 4-10 e ha 120 CS in meno, però è comunque Diana, un po' di danno a single target, lo fa. Anche se non shotta Lucian, ma li toglie metà vita. È qualcosa. C'è un Drake adesso che è appena spawnato, vediamo se una delle squadre proverà a farselo. Ok, vedo il ping della squadra rossa, quindi deduco che tipo sia Thresh impazzito che continua a dire facciamo il Drake. No, rifiuta la lanterna. No, ho detto per prenderla. Vediamo se riusciranno, Allora, un errore secondo me fatto da Riven in questa partita, o comunque sia da qualcuno del team, non avere il trinket rosso oltre a Thresh per prendere il Drake e assicurarlo. Togliere la vision ai nemici è importante, perché se loro, essendo un gioco appunto strategico, se loro non hanno visione, non possono prevedere quale sarà la vostra prossima mossa. E quindi è un po' più confusionale giocare, e si riesce spesso e volentieri ad avere un netto vantaggio appunto sulla squadra avversaria. Arrivati a questo punto la partita verso i 30 minuti, barra 40, comunque sia, ci si porta dietro una pink. La pink serve per togliere visione agli avversari in zona Nashor. Ad esempio, siccome tutto il team viola, loro sicuramente, il team blu non sapeva che il team viola era tutto quanto recallato, stavano andando in base. Però, togliendo visione, avrebbero potuto, uno, baitare, due, avrebbero potuto lasciare un Nashor. Con baitare si intende appunto quando ci si mette tutti in un cespuglio e si aspetta il topolino che entra, che si affaccia, esatto, dalla tana, chiamatelo, no? Così col gatto. Chiamatelo trappola. Chiamatelo trappola, chiamatelo provocare l'avversario. Aia, qui Kogmo fuori posizione contro Xin Zhao e Zac che lo fanno esplodere. E Xin Zhao si prende anche il red, che è una cosa molto importante secondo me, il red su Xin Zhao. Ulti di Thresh sopra il nostro Veigar, Veigar flash, ma Thresh rimane bloccato dalla gabbia di Veigar. C'è un focus un po' sbagliato, stanno andando un po' su Zac, un po' su Xin Zhao. Forse riusciranno a portarsi a casa la kill, ok. Xin Zhao morto, Thresh fuori posizione punito da LeBlanc, continuano a far fuori appunto, a fare focus su Zac. Non è sbagliato però, devono ignorare Zac. Devono andare su LeBlanc, sui carry della partita. LeBlanc, Xin Zhao e Lucian. Bam! Engage pesante di Zed sopra LeBlanc. Oppa, la catena non è servita. Altra catena. LeBlanc non si è inferramenta, basta catene. Dovrebbe averne un'altra, eccola lì. Baglia la combo e quindi permette a Zed di andare corpo a corpo e forse applicare... ha applicato il red, un altro juke, aia. LeBlanc è molto brava. No, è arrivato Kogmo. Oh, sì. È arrivato Kogmo a dire qualcuno ha bisogno di catarro e gli ha tirato una catarrata in fronte. Aiuto. Dai ragazzi, siamo ancora a 478, ce la facciamo, dai, fare il giveaway. Però non c'è più la differenza di gold di prima, No, hanno differenza... 10 kg in meno, ma non c'è. Sì, hanno comunque, sono comunque sopra di 3300 gold, che non sono tanti. Cioè, abbastanza, però 57.800 contro 54.700 non è tantissimo. Un Baron potrebbe portare la squadra rossa in vantaggio. 5 torri a 5 torri, quindi la partita è sempre quella. Xin Zhao vuole fare per forza il Baron. Errore
non avete tolto le ward, quindi non sapete se il team avversario vi veda o meno. E se loro vi vedono possono intervenire e eventualmente anche rubarvelo. Vedono la ward ma continuano a farlo. Thresh tira Luck, ma Zac riesce a tirare un ottimo smite e portarsi a casa comunque il Baron. Rischioso, eh? È stato farsi vedere bot da sola, però. Loro sì, probabilmente ne hanno approfittato perché hanno visto Diana. Va bene che Diana magari non la reputano troppo una minaccia, anche se in fondo lo è perché il suo AP adesso ce l'ha. Adesso con un Ravan inizia già a fare un po' di danni. Però era da solo a bot, hanno detto sarebbe un 4 contro 5. O ci giriamo, se arrivano in 4 ce la facciamo. Allora, vediamo un secondino tutte le build. Allora, Lucian con Blade, Yomus Ghost Blade, sta cercando di fare l'Infinity Edge, tutto crit. Vega con Deathfire Grasp e Spellstiff Edge. Zac con Spirit Visage, Golem, Liandry, che secondo me è un ottimo oggetto su Zac, e Randwin. Zac da poco parte. Zac perfetto. Ecco, è partito. Guardate l'engage perfetto da parte di Vega e Zac, coordinatissimi, che riescono subito a togliere il Guardian Angel a Zed, shottandolo. Poi LeBlanc, Zonia, DFG, Voistaff e Morello, e Xin Zhao, Trinity Force, Zephyr, Randwin, Somen. Contro Trinity Force, Last Whisper e Blade of the Runner King di Kog'Maw, Solaris, Talisman e appunto Boots Mobility e Captain oltretutto, quindi Thresh vuol dare move speed passiva al proprio team, che non è male. Poi vediamo appunto Ravenous Hydra, Randwin Summon, Lizard e Scarpe cooldown reduction interessanti, poi uno Spectre Scrawl, una Chain Vest su Riven, su Zed Guardian Angel, Yomu Ghostblade, Blade Runner King e Last Whisper quasi completo perché ha una pickaxe e una longsword, e Diana con Zonia e Rabadon, che è rimasta parecchio indietro ma pian pianino riuscirà a recuperare secondo me. Sì, direi anch'io che dovrebbe riuscire. Il punto è che è infermabile comunque Xin quando si butta insieme a Zac, sono una combo bestiale, e poi Zac salta dove vuole. Allora mi dica Andrea Regia di non flammare Diana, a parte che no, non l'abbiamo flammata, abbiamo cercato di dare un commento di tranquillo per spiegare gli errori, perché Diana era convinta di dover andare mid. Ci sta ragazzi, vabbè, questi è un'effettiva simulazione di una ranked, perché spesso e volentieri queste cose in ranked capitano. Capitano spesso, io ho piccato Pantheon mid l'altro giorno e mi hanno piccato Lux, e ho detto sono mid, e Lux fa ok, I go top. E poi non vi dico che ha combinato top lane. È meglio. Zac potrebbe divare, si butta direttamente su Thresh, cancello di Vega, guardate il cancello di Vega, zona tutto mid game. E shottano subito Thresh e Riven. Quindi squadra blu si sta coordinando e Vegard Supo sta giocando estremamente bene per essere un pick alternativo. Concordo, il team viola sta giocando troppo di split. C'è il push mid lane, Kog'Maw fuori posizione, preso di nuovo dal cancello, piazzato ancora perfetto, non gli ho visto mancare un cancello questo Vegard. Kog'Maw viene esploso e subito dopo anche LeBlanc. No, LeBlanc, buonanotte, Diana, scusate, mi sbaglio. Ho visto LeBlanc shotta qualcuno, ho detto, è successo il casino. Zed ride, bloccato dal cancello di Vegar, esplode anche Zed. Esplode. Bravo Mila, GG. Il team blu si dirige appunto a pushare immediatamente le due torri del Nexus e si appresta così a portare a casa la vittoria. Quindi GG vuol play da entrambe le squadre e grazie davvero per aver partecipato a questo coaching di gruppo che abbiamo fatto qui sul canale. Tesk, se hai qualche commento da fare sulla partita, ti ascoltiamo, così ci dai anche tu la tua opinione. A volte tendo a parlare un po' più io perché di solito sono da solo nello stream, quindi sono forever alone. No, dai, non dire così. Che cosa si può dire? Vediamo, allora. La partita praticamente è stata giocata comunque sia dai Bruiser Bar of Tank. In questa partita proprio hanno dominato. Nel senso che Vegar, i suoi bellissimi cancelli si sono visti, perfetti gli stun. Zac e Xin Zhao avevano una frontline cattivissima, cosa che dall'altra parte Thresh e Riven comunque sia non potevano compensare, oppure Diana e Riven non potevano fare. Hanno giocato troppo di fattore psicologico e hanno fatto bene. Cioè il team blu ha giocato molto sulla paura del team viola. Il team viola giocava a splittare, a farsi dei minion, mentre vedeva che la top, la bot ad esempio, oh cavolo, stanno pushando 4 minion, vado a farmeli. No. Questo è l'errore che ti porta molta gente, ma succede anche a Diamante, non è che... e non me ne vanto. No, queste cose succedono a tutte le fasce di Elo. Esatto. Si vede molta gente che preferisce 4 minion a una torre. Cavolo, no. Ed è sbagliato. La torre, no. Oppure preferisce 4 minion a dei compagni più la torre. Cosa che ancora dice tutto. I Simpson quando Homer cerca di prendere il Frogurt.
Sì. E gli fa, questo è male. Allora vorrei questo yogurt, lo yogurt ha una maledizione, e questo è male. Però lo yogurt è molto buono, e questo è bene. Però il frogurt ha una maledizione, e questo è male. Lo yogurt contiene tipo sciroppo d'acero, e questo è bene. Lo sciroppo contiene benzolato di potassio. E Homer sta fermo e fa, e questo è male. Ecco, no, diciamo che ci sono state delle note positive da una parte e dall'altra e negative da una parte e dall'altra. Ci sono stati errori commessi da entrambi i team, secondo me, in più occasioni. Tipo Shinjaro, nonostante il vantaggio, è morto 6 volte, quindi 6 volte ha commesso degli errori perché è stato troppo greedy, troppo goloso. L'errore della squadra blu era non avere una frontline. Non avevano nessuno in grado di fare peeling e allo stesso tempo cercare di attutire un po' i danni avversari. Cioè, gli avversari avevano danno e avevano un tank. In più, appunto, i vari controlli messi da LeBlanc, da Xin Zhao, da Zac e da Veigar. Dall'altra parte c'erano sì qualche controllo, ma c'era un knock-up di Diana, uno stun appunto d'aria di Riven, che comunque ha un range molto piccolo, lo slow di Kog'Maw e... non so, il look più il knockback di Trash insieme al cancello che dà slow nel 99%. Però era quello, erano un po' disorganizzati, il fatto di essere sotto di un livello più o meno a testa rispetto all'avversario è stato un po' complicato. Però devo dire che per dare qualche consiglio sicuramente in generale a tutti, mid lane bisogna wardare, Zed e LeBlanc wardate di più, c'erano poche ward. Per quanto riguarda i jungler, se l'avversario spreca lo smite, fate invade, dite al team di seguirvi, avete un buff gratis. Se l'avversario non volendo spreca lo smite in lane e avete il drago libero, fate il drake, ma subito, non state a pensarci due volte. Piazzate le ward e se siete 4 contro 4, non importa, giochiamo 4 contro 4 e vediamo chi se la gioca meglio. Però avete lo smite, e lo smite è la mossa di execute per assicurarsi il drake. Quindi aspettate di usarlo al momento giusto e vi potete portare a casa uno smite, sì, uno smite, un drake. La bot lane invece ha giocato bene da entrambe le parti, ci sono stati degli ottimi grab da parte di Thresh che hanno messo in molta difficoltà Lucian, e stessa cosa da notare Kog'Maw che nonostante sia morto 5 volte in più di Lucian, ha solamente, cioè aveva 150 gold in più rispetto a Lucian, aveva farmato meglio di Lucian, nonostante avesse riscontrato più problemi in fase di lane. Veigar support, che dire, è un pick alternativo, non sono riusciti a giocare troppo aggressivi, vuoi per il fatto che non siano andati il segno degli hook in early game da parte di Thresh su Veigar e andavano su Lucian, invece il target è Veigar perché è quello squishy e che non ha un escape, se Lucian ha l'escape non va considerato, andate su Veigar e shottatelo, forzatelo a usare il flash così dopo si caga addosso e non esce più a stunarci ogni volta. Però ho pensato tutti degli ottimi cancelli, 14 assist completamente meritati, qualche kill inchiappettata da una parte e dall'altra, la double kill in botte. Top lane invece ha aspettato troppo tempo per tornare in linea al primo back quando si è morti e questo ha fatto perdere la lane. Tornare in lane senza la clot armor ma con qualche pozza ti dava modo di avere un po' più di sustain e di riuscire perlomeno a tenere la lane facendo pushar Xin Zhao, quindi non attaccando i minion, lassitando solamente sotto torre e rimanendo nel range di exp che ti permetteva di prendere esperienza e quindi di non rimanere outscalato da parte di Xin Zhao.